Nina, dove stai? Ah, venendo verso Decathlon. ti aspetto qui a Decathlon, allora all'ingresso. Ho passato la zona industriale. Come verso Ascoli Piceno? Dall'uscita dell'autostrada. Dovevi venire a San Benedetto. Sì, ho chiamato Nicoletta, ho chiesto se dovevo andare verso destra o verso sinistra, ma hanno detto verso Ascoli Piceno. Ma come verso Ascoli Piceno? Zona industriale di cosa? C'ho una busta, usiamo quella. Benvenuta, Solidea. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Hai portato una busta per le castagne? Dove c'ho le scarpe? No, ti prego. Quella della merenda. Finisco la merenda e poi siamo una Sì, busta. pure io uso quella. Pure io. Ne sei stata alle Canarie? Lanzarote, Wow. bell'isola. Ma questa non la riprendiamo, non interessa a nessuno. Beh, che bella, sì. Sì, è bella, una bell'isola. Però non funziona. Basta, ok. Non sono brava davanti. Perché io ho sentito parlare, lei c'è un
Credevo che era finita la salita. Giorno, bici, sì, ho acquistato un po' di dono, un po' di forza, così, no? Com'è? No, questa è la Sibilla. Mi sai sì? Sì. Il vettore sta di qua? Sì, il vettore dovrebbe vedersi da questa parte. Quella pure non è male come sanità, io l'ho fatta. Non si può vedere da che entra. No, ci siamo stati. Ma di rifugio, no? Si deve dire. Sì. Oddio. Chiara, puoi tenermi un attimo la telecamera che... Dai, riprendi pure tu se vuoi. Ti chiudo un attimo. Stoppiamo un po', dici, o dobbiamo io farlo? Io vado un altro po'. Un altro? Sì. La donna sta andando con lo sprint, magari adesso li raggiunge. È partita. Partita. Ma questo qua, se io l'altezza gliela taglio un po', si vede lo stesso dopo dall'obiettivo, sì, non è che gliela taglia proprio. No, ma gliela tagli. Proprio di netto. Oddio, non lo so. Mi sa che fosse un po' più di... Non lo so.
altino. Basta chiudere, vero? Basta che faccio così. Sono scomparsi. Ma fa un po' ci scogliamo, eh? Di tutto. Stai attenta che poi col vento
cosa mi aspettavo che mi passi a Londra. Meglio se li sudiamo. Davvero? Che bello! Quello è il lago di Gerosa che abbiamo costeggiato con la macchina. Questa è mia nipote, guarda che tipa. Ciao, ciao, ciao. No, vabbè, non la riprendiamo. Sono figlia di tua figlia.
bellissima. Come si chiama? Bianca. Bianca. Mi piace anche il nome. Ho scelto io. No, io quando l'ho scelto, quando lei diceva che era femmina, c'è un nome. Io ho detto, a me piace Bianca. È rimasto lì. Dopo abbiamo valutato altri nomi. Pensavo che non... Invece poi alla fine quando l'ho scelto Bianca. È bellissimo. Cioè, quindi che è successo? Che è successo? Che ovviamente al primo bivio abbiamo preso la strada sbagliata. Ma no, perché noi, essendo dediti al sacrificio, abituati a scalare le vette, la salita e discesa abbiamo optato per la salita. Che noi aspiriamo a trascendere. Sei contenta, Loredano? Vabbè, adesso è discesa, è facile. Che salto, faceva anche un bel giro, cioè stava bene sopra. C'è il sole. No, infatti è bellissimo qui. Siamo stati il naso sull'ascensione o sulla sibilla? Ah, il naso e la bocca. No? Eh sì. Ah, sì, sì, è vero. Oh, wow. Sì, sì. Sì, è vero. Sembra un profilo. Si vede da sia da qua che nasino. Da sì. Ah, sì, qua dove abbiamo preso la croce praticamente? Da Roberto. Sì, mi sa di sì. Sì, là, sì. Là ci siamo andati, mi sa, 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa. Sì. Che meraviglia, non l'avevo mai visto il profilo. Guarda, ti riprendo i capelli con la luce del sole. Wow. No, adesso non ci sei. Ah, mi devo fermare, se ti dà la cantare. Eccoli. I meravigliosi capelli di Piero. Prima ti vedi. Te l'ho ripresi già pure in macchina. No, ma poi ti dico, ho fatto delle prove prima con Lara, prima l'ho preso. Perché senti, per piede ogni volta c'è le mazzate. Io ho detto, non è possibile. Non ce la posso fare. Ogni volta veramente, 60, 60. E l'altra volta mia sorella mi fa, ma quando sono messi i capelli pure il taglio. Questa è una delle tentazioni che il diavolo fa a Gesù. Cioè? Detto, sì, vai. Ah sì, è vero, dice, vista di sotto. Io non ti preoccupare, tu sei il figlio di Dio. Tutto quello che c'è davanti a te. Fra parte la base, dicevo, trasforma sto sasso in base, ti ricordi? Sì, il sasso, sì. Il sasso c'è il potere sulla materia, poi il potere sul mondo e poi il potere sulla morte. E Gesù gli dice, dov'è? Tra l'altro poi mi pare che lui ha detto. Io ho un grammo di cascatini, ma quando ancora fa il falegname. Sì. Lei dice che per esempio le tentazioni in realtà di Gesù sono state molto di più. Comunque ci abbiamo... ci abbiamo la iena qua. No, io... No, vogliamo fare facciamo un'intervista doppia, mettetevi tu e Ale e Davide a fianco. Cioè proprio non vogliamo più ricongiungerci. No, camminando. Facciamo un'intervista doppia. Quando sei nata, Alice? In che senso? Vabbè. Manca un po' di pragmaticità. Qual è la data di nascita che ricordi? Pure di qualche altra vita? Il 10 agosto 1994. 1862. Wow. E che facevi nel 1862? Facevo...
sai, andavo a insegnare nelle case, facevo tipo la badante delle bambine. E... la badante? Cioè, no, la badante, come si dice? La bambinaia. La bambinaia. Ah, ok, ma in Italia o in qualche altro posto? No, in qualche altro posto. Non mi ricordo precisamente dove. Allora, in Inghilterra, penso. Wow, molto tipo Jane Austen. Ti sei letta Jane Austen? No, Jane Eyre. Qual è? Mi sa che ci sta una bambinaia, ci sta pure Jane Eyre, così. Sì, è vero? Sì, sì, sì. Sono poi... sempre bambinaia un po' loro. Che poi si innamora ovviamente del padrone. Del tipaccio. Sì. Aspetta, Jane Austen qual è che è così? Quello famoso, mi sa, non è Orgoglio e Pregiudizio pure che lui c'ha la moglie morta. E che lei va lì e che lui c'ha, mi sa, le figlie pure a fare la bambinaia, mi sembra di sì. Sì, penso più o meno, cioè, quei romanzi scritti in quel periodo vittoriani. Sì, sono tutti così. Però Jane Eyre è bello perché in realtà c'è un segreto. Sì. A me quello che mi è piaciuto sempre di più di quel periodo è Cime Tempestose. Wuthering Heights. Non l'ho letto. Inquietante, triste. Sembra. Aspetta, quello qual è? Charlotte Bronte, non so. Sì, sì, è vero. No? È molto affascinante, però. In realtà è molto più inquietante, perché probabilmente è proprio una storia altamente complesso, ci sta. Comunque, Davide, tocca a Davide, che tocca a Davide. Solo a me. No, tu ti stavi dilettando nel... Dai, Davide, una data di nascita che ti ricordi? Data per me, questo è difficile. Potrebbe essere, non lo so, il mese invernale, quindi... Eri uno scorpione, oddio! No, un altro scorpione, no! Mamma mia! Mamma mia! Questi scorpioni. Ah, ok. Questi scorpioni. Oddio, un capricorno. Oddio mio. Io sempre leone, sempre 10 agosto. Sempre 10 agosto. Cioè, proprio, però non ti schiodi significa. Capito? Cioè che in che senso? Nel senso che se rinasci là, sia che non hai risolto il problema là, capito? Qual è il problema? E che ne so. Questo devi scoprire tu. Io qualche dritta ho dato. È per questo che te l'ho chiesto. Il leone non ha problemi. Esatto, è vero. Il leone risolve i problemi degli altri perché li nota, giusto? No. E facevi la bambinaia, scusa, una bambinaia leone. Altro che mi ricordo. Allora, lui invece ha detto che il prente è un capricorno, ha detto Davide. Potrebbe essere un capricorno. Che poi vedi, lui non li sopportava i capricorni. Allora sì, perché lui ha detto inizia lei. Anche se li sto rivalutando, devo dire la verità. No, mi immaginavo forse però il capricorno no, mi immagino più o pesce o acquario. Pesce acquario. Piuttosto pesce. Comunque. Quello che viene in mente è tipo qualcuno che fa gli esperimenti, non lo so. Immagino da solo in laboratorio. Ok, cose. Quindi abbiamo un triste e solitario scienziato, una bambinaia che punta a fidanzarsi con il facoltoso della situazione. Sì, comunque è un'esperienza molto solitaria e sola. Cioè, ragazzi, io pure a me mentre parlavate mi stavo venendo in mente un'altra storia tristissima di tipo un giornalista stempiato che vive a casa con la sorella. Oddio. In che anni? Questi qua più anni? 1900? 800, no, sempre 800 immaginavo, sì, sempre Francia 800. Francia 800, ti ci vedi. Che immagino? A me inizio 900, scusa, questo non l'ho detto. Ah, inizio 900. Capricorno di inizio 900, vabbè, dai. Invece un'altra cosa che immagino, invece è una cosa molto diversa, invece è molto più bucolica. Cioè campi e montagne, sempre però abbastanza da solo, devo dire che cioè, rimane. Allora ora apriamo una nuova rubrica. L'oroscopo di Alice. Oddio! Allora. No. Dai, su Alice. Che vuoi sapere? Allora. Poi ci fai l'oroscopo. Ci presenti tipo l'oroscopo di Paolo Fox, ma apriamo la rubrica l'oroscopo di Alice. Allora, partiamo.
dai, ci... Partiamo. Io non sono simpatica, non riesco a... Non riesco a essere ironica. Vabbè, di cinque, lo scorpione. Di cinque segni, i cinque segni principali, tipo i cinque out e i cinque in del periodo. Oh. Della settimana. Della settimana. Allora. Tipo branco. I cinque in del periodo sono... No, in e yang. I cinque in e i cinque out. Nel senso okay. In. Scorpione, direi. Da quello che posso... Anche dire. Se lo scorpione, cioè... Buu, mo, qua non ce ne stanno gli scorpioni, però diciamoci la verità. Lo scorpione. Mamma mia. Non si capisce. No, è vero. No, è una cosa... Sembra. Sembra. Ma in realtà. Mamma mia. Misterioso. Sarebbe proprio da eliminare. No. Da 20 ottobre a 20 novembre fare un piccolo black hole. No, no, perché poi in realtà sono fondamentali gli scorpioni. Nella loro insensatezza. Insensibilità. Insensibilità, quella è la caratteristica. L'antiempatia dello scorpione è nota in tutto il mondo accademico dell'astrologia. La cosa assurda è che lo sono in realtà, cioè sono dolci, sono affettuosi. Però poi... capito? Come... Guarda Davide, guarda che ha fatto. Ha fatto quel gesto. Io... Senti, questo non va su YouTube. Ma come? Questa diventerà una rubrica che avrà dei proseliti. Sicuramente l'oroscopo di Alice. Ma sai, è vero, comunque, ecco, lo scorpione. Ma in generale i segni d'acqua. Davide, più serio. Vai. Vai. Ciao. Ah, Matti, ti stavamo cercando. O tu cercavi noi. Da dove dobbiamo salire? Dobbiamo continuare a scendere? No, ho sbagliato. Cioè, ma noi non fa capire, siamo arrivati. Sì, no, di... Cioè, io... Su. Su. Io sono andato a cercarmi, sono arrivato lì dove stanno gli abbeveratoi, le vasche. Aspetta. Capito? Infatti là stiamo, scendendo, non lo ricordavo mai. Kim! Ciao! Fa le finte, si avvicina e poi dopo... Dice no. Sì, come lo scorpione. Che diceva Davide che faceva il serio? Lo scorpione effettivamente, ma in generale i segni d'acqua e poi d'aria. Vabbè, faccio più difficoltà a inquadrarli. Tirano le lande dove stava? Stanno dietro. Stanno dietro. Stanno no, si arriva, non arriva. Ah, vedi? Io me lo ricordavo questo. Però Rocca non c'è più. C'è Bandicello e Bettore. Questo è il fatidico. Bivio. Bivio. Ci siamo fatti almeno 5 km. Lo scorpione riesco a inquadrarlo, ma non per lo scorpione in sé, ma perché sono tutti diversi. Così, ah, sì, no, perché non... Si saliva, capito? Sì, nel infatti... senso non vi avevo più visto. No, non avevamo capito. Senti, quando siamo scesi ci sta la avete corso? Avete corso? No. Salita? Tranquillo in realtà, cioè, mi sembrava, passo... Una bella camminata. Ci sta un elastico, un cancello con un elastico. Quello per i cavalli. Abbiamo superato lì, abbiamo detto ma è impossibile, non si sono mai fermati. Eccole. Vabbè, portatela qua l'altro. Ci abbiamo il soccorso, passo. Il soccorso alpino c'è. Alpino? Pensavo che era passata. Ma che è peggio? Peggio Kim? Che stavi dicendo da? Vabbè, che non riesci a... Ah, sì, che gli scorpioni sono tutti diversi. Cioè, almeno come li vedo io, cioè, hanno delle caratteristiche simili. Proprio una cosa, il scorpione è permaloso. Questa è una cosa, vabbè, normale. Guarda, tipo, tu pensa quanto deve essere difficile per una persona permalosa, se una persona ti dice che sei permaloso. Lo so. È proprio il must del must, capito? Però dai, no. Come il toro che è inerziale. Il toro è inerzio e magno. No, nel senso che proprio a livello, capito, uno permaloso non accetta niente. Quindi tu immagini che gli dici che sei permaloso. Cioè tu non puoi capire, Gian Maria, io ho anche un po' di timore nel parlarti. Perché? No, sono attento. Poi al massimo mi giro, ti faccio gesti. Questo comunque ho notato anche altri spazi.
emozioni, ho avuto modo. Ma da prima lo ero molto di più, ho anche stenterato. Dai, io c'ho Scorpione qualche parte. Scusa. Io c'ho Scorpione in Plutone, mi pare. Guarda, pure io ho due scorpioni nella carta astrale. Nella carta astrale. Ce ne ho due di Giove, Scorpione e Plutone, Scorpione. Giove e Plutone? I Scorpioni. E che significa? No, Giove soprattutto influisce. Ma io infatti in te l'avevo vista qualche caratteristica positiva, non riuscivo a capire da che cosa dipendeva. Ora questo giovane Scorpione abbiamo capito. Ecco. Di tanto in tanto fai riuscire, capito, un po' di giocosità scorpionesca. Che se no, Leone, dai, ascendente Sagittario, va. Luna in Vergine. Ah, che significa? Che fa la Luna in Vergine? Vabbè, la Luna governa, diciamo, tutto il campo dell'emotività, no? Ah, ok. E quindi Luna in Vergine, beh. Insegna che è parecchio... In. Parecchio affitti, parecchio è giusta, insomma. Beh, giusta. Non è che conflittuale. Beh, no, è anche un po' pesante. No, però è. Però non è dell'affettività, è proprio l'emotività che altro, capito? Bella. Adesso Matteo dove è andato? Sopra a destra, a destra. Vabbè, ok, abbiamo fatto l'oroscopo dello scorpione. Faccio un altro oroscopo. L'oroscopo di Alice. L'oroscopo, no, l'oroscopo del leone. No, già l'avete. Il leone lo so. Allora, io non ho tante caratteristiche del leone. No. Non ce le ho. Non ce le ho. Assolutamente no. Non sono. Non ho quell'energia in realtà così forte del fuoco. Leone. Quello però sai che dipende anche questa cosa. Cioè ad esempio la gente a fuoco la vedo molto più nell'ariete che nel leone, nonostante quel leone dovrebbe. Vabbè, ma sono diversi, sono fuochi diversi. No, vabbè, la solarità, cioè, quella c'è. Cioè... L'ariete è proprio. Solo caratteristiche, vabbè. Come? Ho detto la solarità, quella ce l'ha del leone. Sì. Cioè pure le terre, le arie, sono tutte diverse. Cioè non è che ci sembra stesso. No, infatti. Quindi, leone sagittario. Leone sagittario. Leone sagittario? Bah, un po' anonimo. No. No. Allora, qual è le caratteristiche del leone? Questo leoncino. Non lo riesco a inquadrare, dille tu. Allora. No, Davide ci va pesante. Allora, un paio, tipo, sì, tipo, un paio di frasi per il leone. Vai. Tipo, non ti preoccupare, faccio io, che faccio sicuramente meglio. Ok. Quella è trovare, cioè quella non lo dice. No, vabbè. No, lo cioè, fa. È proprio per lo pensa proprio. Cioè, lo fa. Di base, cioè, statti fermo. Cioè. Guarda. Se non ci sto, ok, ma se ci sto io, sì. Faccio vedere come si fa. Al massimo. Ok. Che fai qualcosa. E poi? Poi. Poi se ci sta da portare un'innovazione chiamate a me. Ma quale innovazione? Invece no, poi ci stanno pure leoni molto che vogliono stare al centro dell'attenzione. No, il leone. No, però dipende, non tutti, nel senso ne ho conosciuta una che proprio io ci sono stati insieme che era? Addirittura sì, è stata la mia prima storia seria, terrificante proprio. Dai, leone no, sì, tutti vogliono starci nell'attenzione, per leone donna ancora di più, leone uomo lo fa in maniera diversa. Il leone uomo lo fa ammazzare da ridere, leone uomo normalmente da, leone uomo vabbè poi dipende perché c'è mente Flavio che sarà
Però pure il leone uomo pure so tutto io. Sì, voglia. Ecco, c'è una sorta, c'è anche una rigidità. Comunque quelli sono tutti un po' il leone è pure io visibile. Penso quella cosa. Lo fanno sta cosa un po'. Io tipo pure il canto c'è un po'. Canto strano. Che vabbè, è un segno d'acqua. Di che ragazzi, stiamo parlando? Cioè, canto, ad esempio, mi trovo veramente poco io. Cioè guarda, segni d'acqua. Oh no, poi ci sta lo scorpione. Permaloso scorpione. Mamma mia. Permaloso. Non si capisce. Vediamo, lo scorpione è. Non si capisce. Ti guarda. Il sorriso. In realtà. Ti fa il sorriso, poi dietro. Da questa non ce l'ho io però. Questa dai. Io... Oh, no. Io tipo alla fine questa cosa no. No no no, ma sono. Ma no no, però sono anche. Invece parliamo dell'amico toro. Oh, gnamme gnamme. Anche il toro lo conosco. Come scusa? La frase gnamme gnamme. La prima frase del toro è gnamme gnamme. Ok. Allora il toro. Guarda, 20 minuti di cavolate, questo sì, lo elimina. Sì, sì. A parte se ho consumato una batteria. Ma tanto c'è un'altra. Vabbè, quindi niente toro, mi spiego. No, no, c'è un'altra. Il toro e poi passiamo. Il toro c'ha un fortissimo attaccamento ai piaceri grossolani. Wow. Tipo sessualità e magnè. Ovviamente anche può vabbè. Essere anche verso i soldi, per quello il toro mi sa so, più ci stanno anche. Più una caratteristica della Vergine. Eppure sì. Comunque pure Capricorno. Pure Capricorno. Però sì, non si. Tendenzialmente non è molto intelligente il toro. Infatti lo fa tutto l'ascendente vergine. No. Tendenzialmente non è vero, non c'ha un'intelligenza spiccatissima. Questo me l'ho notato. Però ha una vena artistica che mi piace. Sì, c'è una vena artistica, questo anche perché è cioè, anche un po' vanitoso il toro. E è governato dal pianeta Venere. Eh sì, è un po' vanitoso. Visto? Lo può fare l'oroscopo di Alice, visto? Perché è governato dal pianeta Venere. Poi ci manca solo che... Una cosa però del toro, che tendenzialmente è un segno abbastanza onesto. Sì, è vabbè, vero. No, però non puoi parlare tutto. Tu sei incensato. Hai detto solo una caratteristica negativa, ma questo è un sacco di... Non è vero, ho detto diverse caratteristiche negative. Vabbè, sì, è onesto però, è vero. Sì, sì. No, no, però è vero. Attaccato i piedi grossolani, stupido. No, no, non so come ci mette in mostra perché è vanitoso. L'unica... No, per fortuna che io c'ho l'ascendente vergine. Certo, l'ascendente vergine. No, però è vero che è onesto. Sì, sì. Essenzialmente è onesto. A differenza del leone. Ma il leone non è che mente, è che mente a se stesso. Esatto. Tendenzialmente. Ma perché si autoconvince? Un po'. C'è pensato... Cioè questo ho notato, cioè si autoconvince molto di cose. Per questo dicevo prima che a volte può essere un po' rigido in un certo senso, di, perché ha cioè, quella sua visione e quella un po' ci si fissa. Tu parlate di toro. Sì, parlate del toro, ditemi altre cose. Il toro è affascinante. Un toro molto... Non è che non sono gigantissimo, però ho avuto sempre... Io particolarmente... Guarda... Tu sei l'unico toro con cui non ho avuto contrasti. Sì, nel senso che c'è sempre un legame forte, però si creano pure delle divergenze. Ah, ok, io questo lo sento molto con Leone, ad esempio. Comunque siamo tutti e tre segni fissi, eh? E questo sì. Ci accomuna. Tutti cioè io. Sì. Cioè, noi tre siamo fissi. No, e questa è una cosa che. Infatti, ci manca Nicoletta e siamo i quattro i quattro fissi. Guarda i funghi. Sì, questa sono buoni. È pieno. Sì. Cioè, questi sono cappucci. Sono. E chi lo sa? Mattia questo lo sa. Questi sono cappucci. Sono buoni questi. Però è un peccato a toglierli se non ci mangiamo. Vabbè, tanto ci ritorniamo di qua dopo. Però questi, oh, guarda quanti ci sono. È pieno. Questi sono buoni, eh? Ma sono buoni, sicuro. Questi. Sei sicuro? Sì. Mi sa che sto... Guarda quanti! Questo se ce ne stanno così tanti qua. Questo sono guarda buoni. Qua. Impanati. Impanati. Porca, tipo cotolette, cioè buonissimo. Che ti mangi. Quello è buonissimo. Mi ricordo mio padre c'erano i periodi che ti portava i pratajoli così, così larghi sono. Mm. Prendi tu li fai impanati a cotoletta, sono più buoni della cotoletta che ti mangiavi a cicchetto. Quei funghi sono speciali, non sì, ci faccio vedere.
vero. Però che dal livello di questo insetto sì, è vero. È vero. Comunque vai, andate con toro, le prime caratteristiche. Mo! Basta, no, scherzo! Poi perché allora, aspetta, se ci pensi, a proposito del toro, che tipo quello scorpione è assurdo, perché noi siamo. Io siamo opposti, ah, no? Opposti e complementari, sì. Ma c'è una leggenda assurda di della leggenda di Mitra, che prende il mondo, è iniziato la vita grazie allo scorpione e al toro. Praticamente, sì, sulla luna, stavano, se non mi sbaglio, sulla luna, non so dove, c'era uno scorpione e un toro. Lo scorpione, pungendo il toro, lo uccide. Dal sangue del toro, dal sangue del toro nasce la rappresentazione, nasce la vita. Infatti dopo c'è quindi sono ah, penso a te, ho collegato sono tutto quanto del mito di Mitra. Sì. La tizia non sta così. Quindi sono molto legati da tutto. Però la cosa secondo me brutta dello scorpione è che in altre tradizioni viene chiamato o aquila o fenice, perché quello è il passaggio, è il segno legato al passaggio tra vita e morte. Gli indiani invece è la vipera. Sì. Aiuto. Tanta? Grazie.
No. Buonissima. Sì. Aspetta. È contentissimo. Sì. Perché è montagna. C'è Mattia che è gelosissima. Soprattutto delle donne. Allora. Penso che ho tirato delle conclusioni, credo, giuste. Dici? Credo che Rocca è il paesino sotto. Il sentiero era giusto. Ah. Perché il 158. Non è una rocca. Il paese sì. Vabbè, abbiamo sognato. Basta. Potrò da Mattia, vieni. Vieni. Potrò da Mattia. Sentiero 158 porta a Rocca. Allora. Aggiunta nuovamente la vallata. Quindi da sotto. Vieni. Roberto, su un pezzettino. Ma già io lo poi secondo me ce lo mangia tutto. Tu. Ah, ecco. Ma lo cerca? Sì.
sì. Glielo posso dare un po' di melone? Ma penso di sì, se lo mangia. Carne mia sorella mangia tutto. L'ho sformato, l'ha gradito. Ne vuole un po', lo lascio qui. Che io ti rubo grazie. Vieni, vieni. Ci arriva lui. Ci rimane poco per gli altri. Grazie. Gio Maria? No, grazie. È morbido? Sì, sì, no. No, grazie. Fanno il giugno oggi. Che puoi mangiare, Gio Maria? Eh? Che puoi mangiare? È quasi... cioè, insomma, non so nemmeno. Un pipì. Sono parecchio. Eccolo là. Se n'è andata? Dove è andata la macchina? Si sì, ha detto di andare indietro dove c'era il bivio. Poi non lo so dove va. Si è detto che l'avevano acceso, sì. Sì. Diciamo spuntino. Quindi da qua torniamo indietro. Non posso fare. Così. All'avventura. Ah sì. Sono divertente, dai. Tanto le castagne stanno vicino alle macchine. Spero perché pensava che era molto più dentro al bosco, alla fine finisce subito quel tratto lì. Ce ne vuole un po' qui, eh? Cos'è te? Tisana. Sì, te ne chiedo una tazza. Mandagli un messaggio, diglielo. Sì, no, perché non c'ho proprio il telefono. L'ho lasciato al centro, sennò no, la chiamano subito. Perché la seccata non ti fa male. L'acqua non lo puoi mangiare. No, non è vero. Ah, il mio è. Leva le mani. Va un altro dacero. No, no, sto bene, grazie. Anna, sono stata ripresa già. Non dopo. No. Stai in primo piano, sto zoomando. Paolo, mandaglielo un messaggio a Loredana e digli che stiamo proprio fermi qui. Chi? A Loredana, mandagli un messaggio. La prima uscita di Lina. Speriamo la prima di molte altre. Speriamo. Bellissimo sorriso di Solidea col panino piccolino. Un assaggino. Quello era un panino alla Davide.
Calda? Tiepida. No. Questi termos non vale niente. Ce l'ho. Non so se è la stessa marca, ma. Questo è il migliore. Massima non so. Alla fine a me va bene perché non è troppo collente. Però magari se tu lo prendi per tutta la giornata, che lo puoi magari la sera già. Hanno fatto il sì. Uno, sì, hanno la linea per la confezione, con una linguetta tale sì, che era chiusa. Buono. Tu devi stare la linguetta, dopo lo apri lo stesso. Devi prendere, devi averlo richiusa proprio. Vabbè, se posso mangiare lo stesso. Non lo mangio, prima se ne mangia, non so se... Se mangia la natura. Se mangia la natura. Non ti preoccupare, tanto come ce l'hai messo, stai. Non prendere, io l'ho mangiato che stamattina, era così. Qualcuno le vuole già mangiarle? Sì. Sì? Sì. Ma l'ha detto di sì. Non ricordando proprio nessuno. Sembra mi doveva segnirsi in nonno, no? Grazie. No. Scaldarsi. Dai, sì. Ah. Adesso è il momento giusto. Questo. Già, il mandarino non la volevo. Vediamo se gli sono piaciuto. Ci viene un po'. Muore. Mi ha risposto Alice a quella del cane? Gli ho mandato un messaggio. Ma chi ce l'ha? Però non mi ha risposto. Vai. Prendi l'altro due. Ma peggio. Grazie. Non che mandano un mandarino sulla moneta. Fai il giro. Come si muove? Non devi mangiare. Non ti rubo il cioccolato, non devi portare niente a casa. Perché ti rotto. C'è una litiera. Visto che sono messo due o tre volte. Ma visto che sto a servire. Ci mettono più voglia.